Luca Coletto, assessore alla sanità della Regione Veneto, ma anche coordinatore degli assessori regionali alla sanità. Partiamo appunto con un argomento di cui si sta discutendo in conferenza delle regioni, il patto per la salute. Lei ha detto che potrebbe essere pronto entro febbraio. Ma l'auspicio è quello, a noi conviene sfruttare questo momento di difficoltà per creare un'opportunità, migliorare quella che è la gestione della sanità, cercare di portare dei parametri che insieme ai costi standard devono essere le dotazioni standard di personale per tutte le regioni. Sappiamo bene che i costi del personale è uno fra i costi maggiori e deve essere gestito nella maniera standard, quindi corretta. Con queste due misure credo che i parametri potrebbero essere equiparati per tutte quante le regioni e di conseguenza anche il finanziamento potrebbe essere ulteriormente meglio distribuito, dando anche una certa premialità a chi gestisce bene i soldi dei contribuenti. Ricordiamo che la Regione Veneto è stata anche appena riconosciuta tra le regioni punto di riferimento per l'applicazione dei costi standard. Questo cosa comporterà da qui al futuro? Ma l'obiettivo nostro è quello di cercare di arrivare attraverso le regioni benchmark ad avere una premialità, cioè chi gestisce meglio il fondo sanitario, chi riesce a rispettare tutti quanti i livelli essenziali di assistenza, quindi l'erogazione delle cure sul territorio, deve avere di più per poter investire e far migliore sanità sul territorio a beneficio appunto dei contribuenti che sono coloro i quali che pagano le tasse. Qual è, secondo lei, il primo provvedimento tra i primi che potranno essere presi dal punto di vista della sanità Veneto grazie a questi costi standard? Noi stiamo cercando, abbiamo già fatto, di aprire gli ospedali anche la sera per quelle che sono appunto, le famose TAC, le famose radiografie, le famose ecografie che hanno liste d'attesa piuttosto importanti, agevolando quindi chi lavora, che non può distaccarsi dal lavoro durante gli orari giornalieri. Agevolandolo quindi la sera, avendo un doppio vantaggio anche che i parcheggi degli ospedali, piuttosto che la viabilità, è molto molto più leggera, molto molto più agevolata nelle giornate serali piuttosto che festive, in considerazione che durante il giorno evidentemente il traffico dovuto al lavoro è molto più importante. Quindi un'agevolazione per quanto riguarda le prenotazioni più veloci, lo smaltimento delle liste d'attesa e uno sfruttamento migliore dei macchinari che possono essere rinnovati più velocemente, quindi avendo sempre apparecchiature più evolute nella disponibilità dei pazienti. Una recente indagine dell'OCSE dice che l'Italia è tra gli stati che investono meno pro capite per quanto riguarda la spesa sanitaria. Cosa comporta? L'OCSE dice che l'Italia è il 32esimo posto, quindi piuttosto in fondo rispetto a un servizio sanitario su base universalistica, e questo vorrei sottolinearlo, la base universalistica dà la possibilità ai meno abbienti di essere curati. Un sistema su base privatistica come quello americano non darebbe la possibilità, ad esempio, a un operaio di avere un trapianto di cuore, di fegato o altre questioni.